club sarà ubicato in via Enrico Fermi al numero 69 a Feletto Umberto, praticamente in corrispondenza dell'incrocio con la Ponte Bana, quindi a 500 metri dal confine di Udine Nord. È ospitato da una struttura all'interno della quale ci sarà anche una società che vende e produce stampanti tridimensionali con tecnologie FDM e DLP. Avrà macchinari ad alta tecnologia che sono nella filosofia del Fab Lab. Aderiremo all'Associazione Italiana dei Fab Lab e con Roland cercheremo di aderire anche all'associazione a livello mondiale. Sarà aperto al pubblico con una piccola quota associativa annuale, avrà un sistema di crediti per cui le persone che utilizzano la strumentazione potranno accumulare crediti anche facendo opere utili all'interno del Fab Lab, come per esempio le pulizie, la pulizia dei macchinari, degli spazi o la fattibilità di corsi, per cui chi farà il tutor del corso avrà la possibilità di ottenere dei crediti. Questa tecnologia a questo punto sarà fruibile non solo dai makers ma dalle persone comuni che vorranno aderire all'iniziativa e entrare all'interno del Fab Lab. Sostanzialmente il Fab Lab è in grado di condividere e creare una comunità tecnologica che la piccola impresa, l'impresa artigiana a livello di strumentazione magari ha difficoltà a procurarsi in termini economici soprattutto. E il fatto di avere non solo la tecnologia ma le risorse che poi sono in grado di utilizzarla chiaramente dà la possibilità alle piccole aziende, alle aziende artigiane di poi di poter trovare la risorsa da inserire nella propria struttura, quindi creare nuovi posti di lavoro per poter utilizzare i macchinari ma per poterli anche riprogettare il modo di lavorare. Io sono un orologiaio, quindi un artigiano, e di conseguenza per me la stampante è una grandissima opportunità creativa. Innanzitutto è uno strumento che mi permette di implementare il mio lavoro con ovviamente delle creazioni che nascono all'interno dell'azienda, ma soprattutto anche di avvantaggiarmi creandomi la strumentazione che mi può servire stampandomela direttamente in proprio. Assolutamente sì, perché per stampare in 3D comunque bisogna avere delle competenze per generare i propri modelli, di conseguenza delle competenze grafiche e elettroniche. Tuttavia queste competenze sono di facile acquisizione, ma soprattutto in un mondo open source ci sono tantissimi strumenti che non costano nulla e quindi viene da sé che anche fare la formazione ha dei costi bassissimi. Sono degli investimenti che ogni artigiano che crea, qualsiasi artigiano anche nel comparto artistico che si occupa proprio di dare sfogo alla propria creatività deve veramente considerare, perché sono delle opportunità nella tecnologia, nell'impresa 2.0 da non perdere assolutamente, perché sono di grandissimo effetto e soprattutto danno una marcia in più all'azienda.